Dall'Europa arriva il plauso all'Italia per il lavoro svolto durante l'ultimo consesso scientifico che ha riunito al Parco Natura Viva di Bussolengo la comunità internazionale dei parchi zoologici e degli acquari e le istituzioni scientifiche per lo svolgimento dell'Animal Welfare Forum 2024. Noi non siamo un grosso paese in termini di dimensioni geografiche, ma se noi guardiamo anche gli studi del comportamento animale, l'etologia e gli studi volti alla conservazione, vediamo che non solo nelle sedi italiane, ma anche con italiani all'estero, la comunità italiana è molto rappresentata. Devo dire, senza cadere in nazionalismi, ma diciamo, siamo rispettati, no, in questo senso. Allora, io mi occupo di illusioni ottiche, soprattutto come gli animali, se gli animali vedono illusioni ottiche. Un riconoscimento che arriva anche grazie a questi momenti di confronto tra ricercatori e comunità scientifica. In questo specifico caso provo a vedere se le illusioni ottiche possono essere uno strumento per fornire un ulteriore arricchimento ambientale a animali in cattività. E abbiamo condotto degli studi sui leoni, poi la ricerca si è estesa ad altri animali come abbiamo le pecore e poi organismi acquatici, perché alla fine moltissimi vertebrati sono pesci, quindi vedremo diversi studi condotti su pesci come zebrafish, peciglia e così via. Allora, alcune illusioni come l'illusione di movimento sembrano risultare attrattive per gli animali che ci giocano di più, e poi quando tu fai l'etogramma, cioè vai a vedere il comportamento prima e dopo l'esposizione allo stimolo, osservi un miglioramento di certi comportamenti sociali tipo affiliativi, più disponibilità a giocare, minore stereotipi del comportamento e così via. Altre illusioni come l'illusione di profondità sono invece in fase ancora di approfondimento perché hanno dato dei risultati misti o diciamo ancora non soddisfacenti. Sentito da tutta la comunità scientifica il tributo a Frans de Waal, etologo e primatologo contemporaneo recentemente scomparso. Ho avuto modo di incrociarlo più volte a congressi, ovviamente sempre affascinato dalle sue conferenze, sia tecniche che anche molto divulgative. Ha fatto quello che ora chiameremo terza missione, tantissimo, public engagement. Ha fatto conoscere l'etologia a masse di persone, soprattutto l'amore verso i primati, ma non solo. Da noi anche come Società Italiana di Etologia, pochi anni fa, abbiamo ricordato anche la scomparsa di Danilo Mainardi, un altro grandissimo divulgatore nell'ambito nazionale. E quando figure di questo tipo ci lasciano, lasciano un vuoto che si fa sempre molta difficoltà a colmare nel futuro prossimo.